tutte le assemblee legislative regionali italiane sono qui ospiti del presidente Loredana Capone. È una giornata importante perché non solo consolideremo rapporti di amicizia, voi sapete che le regioni hanno ovviamente maggioranze diverse dal punto di vista politico, ma esiste tra noi una fortissima solidarietà, una identità di vedute molto importante, e devo dire questo vale sicuramente nella conferenza dei presidenti, della quale io sono vicepresidente assieme col presidente Federica, ma a maggior ragione tra le assemblee legislative. Esiste uno scambio che consente alla legislazione regionale di omogeneizzarsi con quella statale, con quella europea, in modo tale da dare al disegno costituzionale, al disegno dei trattati europei, quella realizzazione concreta anche nelle normative di competenza delle regioni, che sono tante, perché molte materie sono di competenza esclusiva delle regioni, cioè lo Stato non può legiferare in alcune materie, in altre la competenza è concorrente, ma anche nelle materie di competenza esclusiva dello Stato le regioni hanno un ruolo molto importante, perché sovente la conferenza delle regioni assieme alle assemblee legislative esercita un rapporto di controllo politico che consente di accelerare o decelerare o addirittura di concordare la legislazione nazionale in modo tale da renderla coerente con i disegni di ogni regione. Un modello originalissimo che esiste solo in Italia in questo modo, perché l'Italia non è uno Stato federale, è uno Stato fondato sulla autonomia delle regioni che hanno poteri legislativi. Molto interessante, e credo che oggi faremo il punto sull'impatto della legislazione europea, perché la legislazione europea prevale su quella degli Stati, nonostante alcune pronunce di corti costituzionali che ancora sono riottose da questo punto di vista ad accettare la preminenza del diritto europeo sul diritto degli Stati nazionali. E questo lavoro di oggi ci consentirà anche di rafforzare i rapporti con l'Unione Europea, perché tutto quello che state vedendo, il PNRR ovviamente che è un atto straordinario, ma anche i normali finanziamenti europei seguono una strategia che viene concordata dagli Stati nazionali e viene realizzata prevalentemente dalle regioni, che sono gli organismi centrali per la spesa dei fondi europei. Quindi una giornata importante, abbiamo presentato una Puglia molto cambiata negli ultimi 15 anni ai nostri colleghi, e speriamo insomma che il nostro orgoglio ci consenta di proseguire il cammino della Puglia verso l'Europa e verso il mondo intero, perché noi siamo certi di avere tutta la volontà e le qualità per sedere al pari degli altri in ogni consesso nazionale e internazionale.